La protesi penienea serie AMS 700MS è un dispositivo riempito di liquido che viene interamente impiantato all'interno del corpo e non è visibile. La protesi è costituita da quattro componenti collegati da un sistema di tubi, un serbatoio, due cilindri e una pompa. Il serbatoio viene impiantato nel basso addome, sotto allo strato muscolare, e viene riempito con una soluzione salina sterile. I due cilindri vengono inseriti fianco a fianco nel pene. La pompa, composta da un bulbo pompante e da un pulsante di sgonfiaggio, viene posizionata nello scroto. La pompa viene usata per gonfiare i cilindri tramite il trasferimento del liquido dal serbatoio ai cilindri stessi. Il bulbo pompante è la parte arrotondata alla base della pompa. Il pulsante di sgonfiaggio si trova proprio sopra al bulbo, nella parte rigida e rettangolare della pompa. Utilizzo della protesi AMS-700 ad azionamento immediato. Gonfiaggio della protesi. Quando si aziona e rilascia il bulbo pompante. Il liquido passa dal serbatoio attraverso la pompa e raggiunge i cilindri. Quando i cilindri si riempiono di liquido, il pene diventa eretto. Fase 1. Individuare la pompa nello scroto. Fase 2. Afferrare con una mano il tubo sopra al blocco di sgonfiaggio in modo da mantenere la pompa in posizione. Fase 3. Trattenere saldamente la pompa. Alcuni pazienti trovano utile tendere leggermente la pelle sopra la pompa per visualizzare meglio il bulbo pompante. Fase 4. Con il pollice e l'indice dell'altra mano afferrare il bulbo gonfiante arrotondato. Fase 5. Il primo azionamento deve essere effettuato in modo rapido e deciso per consentire il rilascio e l'azionamento della pompa. Continuare a pompare lentamente per permettere al bulbo di riempirsi nuovamente di liquido. Continuare ad alternare l'azionamento e il rilascio finché i cilindri non sono pieni di fluido e diventano eretti. Un'erezione completa può richiedere da 10 a 25 azionamenti del bulbo pompante, a seconda della lunghezza dei cilindri. Nota: non azionare il pulsante di sgonfiaggio mentre si aziona il bulbo pompante. Sgonfiaggio della protesi: quando si aziona il pulsante di sgonfiaggio per circa 4 secondi. Il liquido inizia a uscire dai cilindri per ritornare nel serbatoio. Dopo circa 4 secondi, rilasciare il pulsante di sgonfiaggio. I cilindri ritorneranno nella posizione sgonfia. A questo punto il pene ritorna flaccido. Fase 1: individuare la pompa nello scroto. Fase 2: afferrare con una mano il tubo sopra il blocco di sgonfiaggio in modo da mantenere la pompa in posizione. Fase 3. Alcuni pazienti trovano utile tendere leggermente la pelle sopra la pompa per visualizzare meglio il pulsante di sgonfiaggio. Fase 4. Individuare il pulsante di sgonfiaggio in rilievo sul blocco di sgonfiaggio. Fase 5. Per azionare efficacemente il pulsante di sgonfiaggio è necessario mettere il pollice e l'indice sui lati opposti del blocco di sgonfiaggio. Fase 6. Azionare il pulsante di sgonfiaggio per circa 4 secondi. Quindi rilasciarlo. I cilindri continueranno a sgonfiarsi e il pene ritornerà flaccido. Nota: non azionare il bulbo pompante durante lo sgonfiaggio. Fase 7: dopo aver sgonfiato i cilindri, è possibile comprimere leggermente il pene per renderlo ancora più flaccido. Cosa aspettarsi dopo l'intervento? I tempi di recupero variano da un paziente all'altro. È possibile tornare al lavoro e alle attività quotidiane previo parere favorevole dell'urologo curante. Il medico discuterà con il paziente la capacità di utilizzo del dispositivo, la maggior parte dei medici consiglia di aspettare da 4 a 6 settimane prima di avere rapporti sessuali. Questo periodo di tempo consente la cicatrizzazione del sito dell'incisione ed è necessario perché il corpo si abitui alla protesi. Nel periodo post-operatorio è bene fissare un appuntamento con il medico per assicurarsi che il percorso di guarigione sia corretto. Dopo l'intervento a discrezione del medico è possibile fissare ulteriori visite e follow-up. Dopo il parere favorevole del medico attenersi alle istruzioni di funzionamento descritte in questo video. Durante la convalescenza e nei periodi successivi evitare traumi alla regione pelvica o addominale. Ricordare sempre che si è stati sottoposti a un impianto chirurgico e comportarsi con la dovuta prudenza. I traumi possono danneggiare la protesi e i tessuti circostanti. Anche le terapie a base di iniezioni possono danneggiare la protesi. Inoltre, il medico potrebbe raccomandare l'assunzione di antibiotici prima o dopo interventi dentistici o chirurgici invasivi come misura precauzionale per evitare le infezioni. Sintomi che indicano la necessità di rivolgersi all'urologo: Come per ogni intervento, è possibile che a seguito della chirurgia si presentino sintomi e segnali. Rivolgersi immediatamente all'urologo in caso di riscontro di uno di qualsiasi dei seguenti sintomi: dolore insolito prolungato. Arrossamento e eruzioni cutanee nella zona dell'incisione o dello scroto gonfiore in prossimità dell'incisione sullo scroto sul pene fuoriuscita di pus dall'incisione o dalla punta del pene febbre problemi urinari per ulteriori informazioni sulle protesi peniene serie AMS 700 MS la risorsa migliore è il proprio medico curante il medico conosce a fondo la situazione clinica del paziente e può interagire per ottenere risultati ottimali dall'impianto della protesi peniene. È anche possibile visitare il nostro sito webamericanmedicalsystem.com.